Notte prima degli esami, siamo davanti all'Enriquez e abbiamo tre studentesse del linguistico. Nomi? Claudia, Ilaria, Maria Pia. Emozionate? Sì, che è questo? Sì, non le vedo convinte. Allora, sì, paura, sì, paura? Allora, Claudia, la prima parola che ti viene in mente? ansia, Ansia. Ilaria? paura. Paura. Paura e miseria al terzo Reich. Domani c'è Dai, dai. Svevo. Il mio pensiero è che domani esce Svevo. Io non l'ho ripassato perché non faccio la. Ma perché il Toto ha detto Svevo, ma No, non. perché esce Ma è Svevo. scritto. Ho sognato. Se lo sente. Sentite, qualcuno sa già le date degli orali, qualcuno no, Qualcuno? Ovviamente però noi, non c'è ovviamente noi. problema, va bene? Però avete finito? Dai, insomma, cominciamo domani. Dai, dai. Bello. È l'inizio L'inizio della della fine, serie. bello, Bravo bello. Riccardo, bravo. Allora, qua ce ne sono tanti, Bravo. eccoli, eccoli, eccoli. Chi vuole venire venga qui a essere intervistato. E qui abbiamo Lita. Sofia. E Beatrice. Sofia, ma già stai in ansia, già stai in catatonica, come mai? Catatonico. Senti, ma dormirete stanotte? Ma sì, Elisa è tranquilla, come Stasera mai? sì, stasera sì. Stasera sì, e quando è che non dormirai? Domani sera e Perché? sicuramente per Ah, l'iscritto di inglese. cioè, tu in italiano vai tranquilla. Sì. Allora, ti aspettavi di stare così o pensavi di stare Pensavo peggio? peggio. Pensavi peggio. E Beatrice? Uguale, Pensavi peggio. No, peggio? invece sto tranquilla. Sei tranquilla. Domani quando vi siederete sul banco forse starà un po'. Allora, in Credo bocca al lupo, domani. eh? Grazie. Allora, tanti ragazzi si riuniscono la sera prima qui davanti. È Tradizione. una tradizione, voi lo sapevate già? Sì. Non vedevate l'ora. Allora, nome? Nicole. Kevin. Io li so già perché siete i miei alunni, però va bene uguale. Dobbiamo presentare il migliore della classe. Sì, uno dei due sì. Indovinate chi? Kevin, te che cosa stai assaporando in questo Io niente perché sapevo di essere cioè pensavo di essere tranquillo e sto Sei tranquillissimo. tra Dal 60 in poi è tutto in più, quindi so che dal 60 ci arrivo Ah, ecco, tu sicuro. sei tranquillo per questo motivo, perché tutto quello che arriva in più. Tutto quello che viene in più sono contento. Ok. E invece Nicole invece si gioca una lote. Io mi gioco una lode, quindi però sono soddisfatta di quello che ho fatto, posso solo andare bene, poi per il Ma sì. resto mi fido dei miei professori, Quindi. pace, molto, molto tranquilla. È stato un bell'anno scolastico? Sì, sto andando bene, soprattutto nell'ultimo periodo, ad affrontare l'ansia insieme, quindi siamo molto un bell'anno scolastico, sì. E allora, vorrei dire che io non mi gioco la lode perché sono una persona modesta. Ecco. Anche io. E allora, buon tema. Grazie. E qui abbiamo altre giovin donzelle, eccole qua. C'è anche Martina poi. Denise, che dici? Da ammazzarsi. Da ammazzarsi? Tu sei la più tesa, come al solito. Può capitare. Può capitare. Maya? Mi accodo a lei, però non per domani e dopodomani, ma per l'orale. Per l'orale, già sai quando è. Sì, Che giorno? 27. Ah, proprio subito siete voi, eh? Il Sì. primo giorno proprio. Secondo. Allora, e Alice? Io sto morendo d'ansia. Già Non sto mangiando adesso, non stai addirittura. mangiando, no? No, non riesco a Non si reagisce mangiare. così, eh? Non Allora, qua riesco. ci sono delle persone tranquillissime, tu invece già. No, allora io sto tranquilla in realtà, cioè adesso sto proprio tranquilla, La pace dei serena. sensi. Sì. E sembrava così lontano il giorno dell'esame, invece a domani. E poi tra l'altro, tra lunedì, martedì e mercoledì finite tutti gli orali. Sì. E No, quindi voi no, fino al 30. fino a 3. Fino al 30. Quindi non lo sentirete neanche, vero Sofì? Perché è Io talmente lo sento da veloce. 2 giorni, però devo essere sincera, so che un giorno così non ricapiterà mai, quindi in bocca al lupo a tutti. Ma già stare qui, no? È bello. Sì, cioè, non riesco a mangiare da 2 giorni, C'è una però. bella atmosfera oggi. Sì. Poi qualcuno si è messa pure tutta elegante, vero? Per Sempre. l'evento. Grazie. Bocca al Allora comincia a sentirsi tanto rumore perché ci sono tanti ragazzi già qua fuori. Qui abbiamo Veronica e Martina. e Martina, tutte elegantissime, è una serata quasi importante. Ogni momento è È da spontaneo, suggellare qua, per forza. Ma come vi sentite? Ansia zero per domani e per dopodomani, però per l'orale la paura di non riuscire a fare i collegamenti. Allora, io pensavo peggio, però insomma, domani so che ce la potremo gestire al meglio. Tra l'altro l'orale ce l'avete a luglio voi? Io il 5 e lei il 6. Quindi siete verso la fine, quindi sarà un po' pesante, vero? O Beh, è meglio per voi? forse meglio perché abbiamo una Ma io settimana. sono io che il 26 giugno Esatto, sicuramente. Quindi siamo in qualcuno mezzo. voleva fare prima, qualcuno invece preferisce alla fine.
senso. E quindi che bisogna dire in questi quindi, casi? In bocca al lupo, in bocca al lupo a tutti, ce la faremo, andrò chi lava la spacca. Certo. Andiamo? Davide. Gaia. Allora, Davide, sei scatenato, sei su tutti i giri? Oggi sì, e come mai? Sì. Perché è l'esame dalle porte, si fa sentire tutta, come dire, no? Sei stato abbastanza silenzioso tutto l'anno, ora si sta scatenando. Certo. E Gaia? Un po' d'ansietta, si sente. E tu sei Miss Ansia, per cui esatto. Voglio dire. Io sono il suo migliore amico, quindi voglio dire. Chissà per quale motivo. Anche se durante il compito in classe che ci avete fatto fare durante la cena, io avevo detto che era Davide, ma non era Davide il più ansioso. In realtà sì. Oh, in realtà no. Sì. In realtà io sì. So... Tu... Tantissimo. Quindi prima solo ansia è la parola oppure emozione, voglia, paura? Emozione. Voglia sicuramente. Sicuramente. Emozione perché comunque è un esame importante che ti aprirà nuove porte. La porta della vita. Esatto. E allora in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Allora, qui invece abbiamo i ragazzi dello scientifico. Chi abbiamo? Dello scientifico lui, io non lo so. Samuele, Alessandro e Marco. Qual è la parola che vi viene in mente in questo momento per domani? A te che ti viene in mente? Arrivo. Arrivo. Disperazione. Arrivo. Disperazione. Marco? Marco che ci dice? Non ho parole. Non ho parole. Lorenzo? Basta che finisce. Basta che finisce. Ma tu sei uno dei probabili 100, sbaglio? Giusto? 100 assicurato. E qua è arrivato pure Jacopo, guarda. Jacopo, qual è la parola che ti viene in mente in questo momento? Liberazione. Liberazione. Cioè, sono varie le parole, disperazione, liberazione. Federico? Miracolato per l'ingresso alla maturità, che dice? Mi verrebbe in mente la parola miracolato. È diventato credente tutto insieme. Tutto insieme. Un po' intruso. Allora facciamo un merda come a teatro. 3, 2, 1. Merda. Allora, qui abbiamo Sara. Davide. Claudia. Benedetta. Allora, Benedetta, la prima parola che ti viene in mente in questo momento? Paura. Paura, Claudia. Ansia. Sgomento. Sgomento. Orgoglio. Vedi, l'unica parola positiva è quella di Sara. Perché orgoglio, Sara? È comunque la fine di un percorso, mi sono impegnata tanto, spero di dare il mio massimo. E... Tu rischi la lode. Rischio. Rischio. Quindi... In entrambi i sensi, però. Speriamo bene. Insomma, e invece Davide che rischia? Io rischio... Una figuraccia? Se mia madre mi mena. Addirittura. Perché? Ma la vorrai che segui l'orale? La caccerò sicuramente. Quanto entra... non lo sai, perché una volta che tu inizi lei entra. Perché non posso bloccare nessuno? No, perché una volta che inizi può entrare, quindi poi sentirà l'intervista così, mamma di Davide può entrare. Claudia? Vorrei ma io non ho che qualcuno... nessuna aspettative, quindi perché? Sto a posto così. Perché è meglio non avercele, così non posso rimanere deluso. Qualcuno ha detto io tanto il 60 ce l'ho, quello che viene in più. Tu non parti spero. Da 60, tu parti da molto più solo. Spero in un 85. Solo. Dai. Facciamo 90. Bisogna essere, non dico ambiziosi. Però poi se va male magari ci rimango ma male. No, bisogna sempre pensare al meglio. Invece però, Benedetta. Io rischio la doppia lode. Cioè? La metà della lode. No. Più due lodi. Due lodi. Due lodi. Due lodi. Da cassetti. Sei lodona. Allora in bocca al lupo. Oh. Allora, e qui abbiamo Arianna, Lavinia. Allora, qual è l'emozione in questo momento? Tanta. Ansia, ma è positiva però... o negativa? Positiva. No, dai, allora, positiva. Ecco, c'è un lato positivo, dai, c'è un lato positivo. È una cosa importante, dai. Però, e te invece, Flami? Un'emozione positiva perché è un'esperienza importante della mia vita. Questa capito è la prima grande esperienza. Esatto, che mi ricorderò per tutta la vita, quindi non voglio avere l'ansia. L'hai visto mai il film Immaturi? Sì. Che poi c'è l'angoscia, no? E Arianna invece? Io ho avuto una crisi isterica oggi. Perché? Non lo so, di pianto, ero nervosa, però... C'è ancora gli occhi lucidi. Ecco, sono felice, dai, sono felice. Commentata. Beh, questo, come dice Flaminia, è un momento importante. Sì, è un momento importante. Però, Maria? Allora, sì, la crisi ce l'ho avuta ieri, però oggi tranquilla. Anche perché ce l'hai avuta quando sono usciti gli orari, no? Date, esatto. E quando ce l'hai, te? Il
7 luglio. Ah, verso la fine. Esatto. La prima della classe uscì dalla prima. L'ho visto che era figlia uscita. Lo sentivo. Però nel secondo turno, quindi ci avete un po' di tempo. Siamo l'ultima classe dell'istituto. Vabbè, dai, forza e coraggio. Va bene? Ce la facciamo tutti. Ce la facciamo tutti. Viva! Allora, qui abbiamo Chiara, Virginia, Federica, Flavio, e laggiù c'è Federico, invece pure Ilaria. Allora, voi siete tutti nella stessa classe, come la state vivendo come classe questa emozione? Bella pesante. Bella pesante, perché? Io e lei siamo i primi, quindi siamo fra 6 giorni. Allora, sì. Ma io dico sempre, meglio toglierselo subito il dente, non sei d'accordo? Speriamo sia così. Speriamo. Bisogna essere già pronti, no? Certo. Federica sarà già pronta. Flavio non lo so. Federica sta messa peggio di me. Ai, ai, ai. Virginia come sta messa? Tutto abbastanza bene, anche in materia proprio. Ecco, e Chiara? Bene, parte fisica. Parte fisica, cioè, avete paura degli spunti? Cioè, avete paura degli spunti? Su internet sto vedendo gli spunti che sono capitati l'anno scorso e sono spunti tremendi. Tipo, ho visto uno che è Mussolini, ha aperto nudo, che raccoglie il grano. Ma che... Posso chiedere una cosa? Se i professori fanno uscire le maschere? Qualcuno sta raccomandando, poi è arrivata pure un'altra persona, Martina, sto facendo le interviste. Martina e Giulia, che volete dire? Voglio la data del mio orale, siamo l'unica classe al mondo senza ancora. Usciranno domani, tranquilli. Sì, domani. Tanto saranno, starete al secondo turno, dai. Ci mancavo, guarda. Ecco. Giulia, come stai? Da occhi lucidi però. Come mai? Hai fatto un piantarello? Ho pianto. Hai pianto, si vede, come mai? Troppa ansia. Martina? Sta a posto. Sciallo. Come vedete c'è già la folla qui, ma noi ci spostiamo alla Priora, dove invece dovrebbero essere tutte le scuole di Ostia. Guardate qua che confusione. Chi abbiamo qui? Chiara Gioia. Poi rappresentante d'istituto. Anna Marani. Rappresentante d'istituto. Cezzo di Roma. Rappresentante d'istituto. Alunno. Come ti chiami? Alunno. Simone Matteo. Allora, qual è la parola che in questo momento sentite nel profondo? Gioia. Ansia, paura, gioia? Finalmente. Fino alla scuola. E infatti è così. Sai il giorno dell'orale? Sì, quando è? Venerdì 30. Quindi anche presto. 27. Vincenzo, questo consuntivo di quest'anno come rappresentante? Cioè, non ho capito. Come è andata quest'anno? Andava bene. Stai completamente in palla, Vincenzo. Siamo riusciti a fare tante cose, potevamo farle meglio. Sono soddisfatto. E tu come ti senti oggi? Io, a me non mi frega niente. Te ne frega niente? Perché? Vedo ora che esco, perché non mi interessa del voto, sono abbastanza sicuro di me stesso, quindi non mi interessa, non ho ansia. Niente. Voi invece paura per io il voto? Io c'è la tremarella. Sì, emozionati però anche contenti. E voi state da Caresse, giusto? State in succursale, però l'esame lo farete qua. No. Lo finalmente più. Pure voi qua. Sentite, invece voi com'è andato quest'anno? Bene, soddisfatta. Eccola. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo lavorato bene e bello, siamo abbiamo fatto tante cose. A quanto puntate, visto che Vincenzo non interessa più alto? Non si dice. Alla lode, 60, no? 60 e calcio un po'. Alla lode, no? Non si dice. Te come va? 60 non fa paura, 100 non fa cultura. Ha detto questa cosa, la parola chiave è Berlusconi, perché sicuro ci sarà la traccia su Berlusconi. No, troppo recente. Sto scherzando. E spero per voi che non ci sia, perché poi che andate a raccontare. Speriamo bene, un po' d'ansietta c'è. Perché... Un po' d'ansietta. Dormirete stanotte o fate... Speriamo di sì. Mi raccomando, all'orale, cazzuti e decisi. Sempre. Forza. Va bene? Grazie. Bocca al lupo! Grazie. Allora, siamo passati davanti alla Priola, come vedete. Qui si incontrano anche i ragazzi della Priola. Toscanelli. Ah, tu sei del Toscanelli. Nome? Agostinelli Beatrice. No, solo il nome. Anabella. E Francesco, anche lui mi è ex alunno. Poi chi ci abbiamo? Chi qualcun altro vuole essere intervistato? Vai, Noemi, dai, Noemi. Allora, la parola che in questo momento senti nel profondo. Ma in realtà nessuna, piuttosto speriamo di finisca presto, in realtà per tutti noi, però viviamo questo ultimo momento tutti insieme. Ma vieni dal mare, guarda. Sì.
proprio bene. Studi? Abbiamo studiato al mare tutta la pomeriggio. Francesco, tu stai a studiare? Sì, io sto studiando. Ma purtroppo c'è troppa roba. C'è troppa roba. Ce l'avete i nuclei tematici voi? Sì. Allora, che volete più? Di là nelle mie classi non c'erano. Quindi. Allora, eccoci al casino qui. Allora, in bocca al lupo. Dai, eccolo. Dai. Saluti della Priora, proprio illustri questo parcheggio fantastico. È il tuo. Ecco Cosmin, ecco Mister Eleven, vai. Allora, qua siamo sempre davanti alla Priora e abbiamo Daniele, Simone, Luca, Veronica, Luca. Poi abbiamo Carolina, Elisa, e loro lo conosco. Jacopo e Federico. Allora, qual è il momento che state vivendo? Com'è secondo voi? Ma sinceramente zero ansia per me. Zero ansia? Perché pensi tanto di prendere 60 e finito là? No, sono altre le cose più importanti nella vita, diciamo adesso. Vabbè, ma questo è un momento molto. Me lo godo. Ah, perché te lo godi? Però senza ansia. Voi invece qual è la parola? Adrenalina. Tranquillità. Questo perché non è il giorno prima di matematica. Esatto. E voi, Simone? Adrenalina pure io, però non vedo l'ora. Non vedete l'ora? Ma è bello poi qua il momento, no? Senti che casino, Carolina? Ma la adrenalina! Ecco! Vuoi dire? Cioè, hai rotto il cerchio per dire. Hai rotto il cerchio per dire. Che c'hai in mano là? Ma voi state in giro da quando? Ma no, dalle 4. Da un'oretta. Ha letto presto stasera, No, no, dobbiamo qua. Se dormite qua. Direttamente in aula. Guarda, qua ci sono tutte scuole di ostie adesso, Sì, perché questa è una tradizione, ecco i tre mascoli del quinto quello. Allora, che dici Gianluca? Tutto a posto, rilassato. E se dovessi iniziare a te l'orale? Magari vorresti iniziare? Sì, tranne il 27 giugno. Andrea. No, il 27 giugno no. Adesso va bene. E invece è Andrea che vuole fare? Andrea è più forte di voglio finire questa scuola. Vai finire a scuola. Cosmi? Io ho delle donne, cazzo. Cosmi sta studiando. Io sto studiando pure tanto. Sì, si vede dalla faccia, guarda. Allora in bocca a tutti, al lupo!
me sembra Dante, il tornatello è rosso, stasera c'ho il mio posto. Il tuo peccato originale come i tuoi canzoni americani, non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese, quando ti puoi confessare. Magnifica. Esatto. Cosa, come vi sentite? Allora, io inizialmente ero tranquilla prima di venire qui, poi sentendo gli altri, avendo un confronto con tutti, un po' mi è salita l'ansia, però con tranquillità ce la dobbiamo vivere. Infatti io al contrario, l'ansia adesso. Allora, Elisa e Giulia. Entrambe entrate con 38. 38, si quindi splenderete. Come... Splenderete. No, bocca al lupo! Va bene, grazie, ciao! Un bacio!